San Matteo, a cura di Padre Tiziano Repetto. La chiamata. Andando via di là, Gesù vide un uomo seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori. E si misero a tavola con lui e con i discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Gesù gli udì e disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi misericordia voglio, non sacrificio. Infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori." Matteo, da pubblicano, era esattore. Rubava. Gesù chiama uno di loro, Matteo. Gesù va a casa dei pubblicani, mangia con loro. Gesù arriva a dire ai farisei che i pubblicani vi passano avanti nel regno di Dio. Gesù ama anche i pubblicani e loro si convertono. Un esempio è Matteo. Da pubblicano a apostolo ed evangelista. Matteo entra nel gruppo dei 12 apostoli, lui che è pubblicano, un ladro. Per Gesù non era un problema. Tra quei 12 aveva chiamato anche uno zelota, Simone, e due soprannominati figli del tuono, Giacomo e Giovanni, e uno che lo tradirà, Giuda. Matteo diventa pure un evangelista, scrive un Vangelo. L'immagine cosa ci fa capire? Chi ha scritto i libri della Bibbia l'ha fatto sotto la guida dello Spirito Santo. Non è stata tutta una sua idea, ma ha avuto un'intuizione nel cuore, un'idea regalata da Dio stesso. Cosa impariamo da Matteo? Nessuno è escluso dall'amore di Dio, anzi, chi appare meno perfetto, anche chi fa del male, non è escluso dal cuore di Gesù. Gesù chiama tutti a vivere come lui. Non tutti rispondono. Matteo sì. Con Matteo si realizza la parola di Dio. Gli ultimi saranno i primi, da ladro a evangelista. Preghiera a San Matteo. O San Matteo, il Signore Gesù ti volle tra i suoi apostoli per premiarti di aver abbandonato le tue ricchezze, per seguire Lui nella sua missione divina. Con la tua intercessione ottieni a noi dal Signore la grazia che cerchiamo e non di legarci alle cose materiali, per arricchire il nostro cuore dell'amore divino e per essere d'esempio al nostro prossimo nella ricerca del vero bene. Amen.